termine. Atene. Atena. Sì, il nome sì, è un'agenzia che si occupa generalmente di eventi. Negli ultimi anni ci siamo un po' più specializzati nelle premiere cinematografiche, quelle diciamo di alto livello. Wow. Diciamo che noi siamo dietro tutte le grandi agenzie che hanno fatto i più grandi eventi di anteprime mondiali, quindi abbiamo fatto eventi molto molto importanti. Non risultiamo perché abbiamo degli accordi NDA con le agenzie, però ti posso dire che diciamo le più grandi premiere a Roma e a Milano le l'agenzia si chiama Atena e basta, come la dea greca. Il più Atena davanti è nato dal fatto che appunto con questo cambiamento abbiamo voluto aggiungere qualche cosa a quello che già sapevamo fare, e quindi abbiamo trasformato il nome con questo piccolo più davanti, quindi si chiama più Atena, tutto attaccato. Fantastico. E quindi mi dicevi che cambiando un po' lo scenario non ci sono più grandi eventi, si è spostato tutto sull'online, e quindi anche oggi riuscire veramente a trovare uno spazio per proporre le proprie idee diventa difficile, ma non impossibile. Sei riuscito nel frattempo a fare un evento o nemmeno uno degli eventi classici che avresti organizzato normalmente? Allora, gli eventi cinema siamo fermi. Ne abbiamo fatto uno solo durante il periodo di lockdown all'aperto, in un'arena. Magari d'estate. Il lancio di un... In estate? Di un cartoon della Disney. Però sì, l'abbiamo fatto all'aperto, ma con tutte le normative Covid. Intanto all'aperto perché era estate, ma all'aperto anche perché è un contesto nel quale probabilmente nei prossimi mesi si proverà a fare qualcosa. Perché se c'è una speranza di riprendere a fare un tipo di business precedente, per il momento, almeno per tutto quest'anno, secondo me è all'aperto. Quindi trovare location all'aperto. Non certo chiuse, i cinema sono chiusi come sapete benissimo, come sai, e quindi eventi di quelli classici dove c'è appunto la sala chiusa con la proiezione del film è impossibile. Io credo che primavera-estate l'unica speranza di riprendere diciamo gli eventi tradizionali siano gli spazi all'aperto, che potrebbe anche essere un nuovo modello di business. Vero, molto interessante, quindi vi state preparando per proporre un'offerta di eventi all'aperto che avrà sicuramente un periodo. Comunque voi avete uffici sia a Roma che Milano, quindi sì. Magari riuscite a giocarvi più eventi sulla vostra base romana. Roma ci aiuta perché il contesto diciamo paesaggistico culturale ci permette in qualunque angolo di fare un evento, basta prendere una piazza qualunque di Roma e diventa, però sì, questa è una strada, secondo me forse è l'unica strada da qui alla fine dell'anno. Quello che ho molto apprezzato delle tue risposte è soprattutto questo tuo forte desiderio di interfacciarti con ragazzi giovani. È anche l'idea del rischio che è alla base di ogni persona intraprendente. Secondo me i ragazzi che collaborano con te sono molto fortunati perché hanno un esempio di persona intraprendente dalla quale comunque imparare, perché essere intraprendente è anche un po' un atteggiamento. Cosa ne pensi, Andrea? Io credo quanto, che quanto sia... ti senti intraprendente tu? Beh, io ormai ce l'ho, credo di averlo nel DNA, non credo di non poter essere diversamente. Ti dico che ho veramente una spiccata tendenza a lavorare con i ragazzi, perché secondo me, ne parlavo proprio oggi con una persona, io sostanzialmente vengo dal secolo scorso, in certo senso un po'. Consideriamo che io la mia adolescenza l'ho passata in un'altra era praticamente, oggi non sono 30 o 40 anni fa, stiamo proprio parlando di secoli secondo me. I ragazzi ci possono insegnare molto su questo nel settore nel quale io lavoro, quindi per me è fondamentale. Sono un po'
diciamo, presuntuosetto sul mio lavoro perché sono convinto di saperlo farlo bene, ma lo faccio da più di 35 anni. Ma sono altrettanto umile e i ragazzi ogni giorno, e io sono circondato da ragazzi di età tra i 20 e i 25 anni che lavorano con me, ai quali si può. Senza ombra di... E lo dico davvero. Il messaggio che mi è molto piaciuto, e in questo ti trovo unico, è proprio questo forte desiderio di anche trasferire, io riesco a percepire le tue esperienze a ragazzi giovani, perché la maggior parte delle persone della nostra età spesso parlano dei ventenni come persone svogliate. Io recentemente ho fatto una call con dei ragazzi ventenni. Ed effettivamente devo darti ragione, cioè ci sono ventenni e ventenni, come ci sono cinquantenni e Certo, cinquantenni, certo. però devo dirti un po', provo un po' di invidia per questi ragazzi perché avere anche una figura con più esperienza da osservare anche il mondo del lavoro, quello che una volta noi facevamo per rubare l'arte a quelli più grandi di noi, no? Uno era lì che osservava, non ti spiegavano nulla, almeno anch'io quando sono cambiato settore, sono entrato nell'alluminio, Andrea, non mi hanno spiegato nulla, perché chi sapeva voleva tenerselo per sé. Allora io ero lì che li osservavo, facevo un sacco di domande, però ecco, avere una persona come te di grande esperienza sicuramente è un valore aggiunto per questi giovani, che spero riescano a capire quanto sia importante l'intraprendenza. Andrea, vorrei concludere chiedendoti una cosa. Vorresti dire qualcosa? Dimmi. Un messaggio, un pensiero per concludere la nostra chiacchierata. Spiazzo tutti, Beh, però è carino. Invece di chiudere io, di farti chiudere a te. ti ringrazio, spero che siano in ascolto alcuni miei colleghi che fanno lo stesso mio lavoro, in particolare della zona di Milano, che probabilmente oggi è ancora più in difficoltà di quanto lo siamo noi. Sono persone alle quali voglio bene, ma sto imparando anche la forza di volontà. Per me sono un'ispirazione. Ci sono persone, sanno, le persone che mi ascoltano sanno chi sono. Io li ringrazio perché mi danno la possibilità di sperare e dico di non mollare, che ce la facciamo sicuramente, ce la faremo. Un po' Non banale, ma è bisogna così, ce mollare. la È faremo. Ce la vero, faremo. è vero. Non bisogna mollare, Andrea. Io a questo punto spero, avendoti conosciuto, di un giorno organizzare un evento insieme, perché no? Sarebbe bellissimo, anzi è una promessa, lo facciamo sicuramente.